Una gara che promette battaglia, quella fra Ternana e Vicenza, ed è sicuramente delicata da entrambe le parti. La Ternana è, insieme a Livorno e Bologna, una delle tre squadre a punteggio pieno in questo girone di ritorno, cominciato nel 2015 con i successi su Crotone e Pescara. Il Vicenza, che invece è al primo dei due incontri contro squadre umbre, seguirà il Perugia tra una settimana al Menti. È un incontro che può dire molto in merito alle legittime ambizioni biancorosse. Chi vince può salire a quota 34 punti, appena uno in meno del Frosinone, che ieri sera ha perso per 4-0 sul campo del Bari nell'anticipo e sembrava essere una delle formazioni dominanti del campionato. All'andata in questa sfida vinse la Ternana per 1-0 al Menti, era il 14 settembre 2014, segnò Avenatti, che oggi è un giocatore che mancherà in questa partita, è squalificato. Ma che era lui, ma stasera ha recuperato Lito Fazio e Valery Božinov. Allora uno sguardo anche alle formazioni di queste due squadre, alle scelte di Attilio Tessera e Pasquale Marino, con il Vicenza che schiera un, se iniziamo con la Ternana, che schiera un 3-5-2. Brignoli in porta, poi Valiant, Meccariello, Popescu da destra a sinistra, al centrocampo a 5 con Fazio, Gavazzi, Viola e Crecco, che vince il ballottaggio con Eramo, Vitale largo a sinistra, la coppia d'attacco con l'ex Božinov e Ceravolo, un altro ex della gara per quanto riguarda la Ternana è Gavazzi. Attenzione prego, entrano in campo le squadre, intanto agli ordini del direttore di gara che presenteremo a breve. Intanto vediamo lo schieramento anche della squadra ospite, della Vicenza, che schiera un 4-3-3 in porta, Vigorito confermato al posto di Bremez, ancora infortunato Sampirisi, Camisa, Manfredini e Delia per la linea 4, Moretti, Di Gennaro e Cinelli sulla mediana, Laverone e Giacomelli alle spalle di Cocco, unica punta. È a disposizione Serraiocco e Lasni, Alassana, Garcia Tena, Vita, Sbrissa, Gentili, Petagna e Lores Varela. Mentre a disposizione per la Ternana ci sono il numero 1 Sala, Janse, Ferronetti, Duganzic, Russo, Diandà, Eramo, Palumbo e Falletti. Dicevamo terza giornata di ritorno. Maglia da trasferta per il Vicenza, prima casacca rosso-verde per la Ternana. Nell'anno del suo 90° compleanno dalla fondazione, saluto al pubblico. L'introduzione anche del direttore di gara, che sarà per questa gara appunto Gianluca Sacchi, decima direzione stagionale in Serie B per lui, la numero 62 in carriera. Ecco, viene ripreso, assistenti Zivelli e Di Salvo, quarto uomo signor dei giudici. Quando possiamo spostare i tabelloni, direttore? Ternana, che è sicuramente una squadra in salute, nelle ultime 5 ha ottenuto 3 vittorie e 2 sconfitte. Squadra che arriva, quella di Tessera, da 2 successi consecutivi, entrambi nel 2015 contro il Pescara nell'ultima giornata e con il Crotone, successo sempre per 2-1 contro il Crotone, la doppietta di Božinov nell'ultima sfida, l'autogol di Zampano e il gol di Ceravolo. Ceravolo che ha quota 6 gol in campionato, il miglior marcatore della Ternana in campo oggi. 6 gol anche per Cocco, che guida l'attacco del Vicenza. Vicenza che nelle ultime 5 ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Vittoria lo scorso 20 dicembre con lo Spezia per 1-0 in casa e poi nell'ultima giornata 3-0 sul Trapani, quasi tutto pronto per il fischio d'inizio. Tutta la città si stringe attorno al nostro mister e a Marco, vi abbracciamo e vi siamo vicini. Messaggio intanto dello speaker della società della Ternana per Pireda, ancora assente oggi. Sta per iniziare dunque questo 24° turno. Una forte pioggia si è abbattuta sul campo del Liberati e probabilmente sarà protagonista in qualche modo sul match. Lo staremo a vedere tra pochissimo. Prende tempo Sacchi, arriva il fischio d'inizio, è iniziata Ternana Vicenza. Primo pallone giocato dai padroni di casa. Subito un lancio a destra che non ha sortito un buon effetto, ma ancora in attacco la squadra di casa. Božinov, Fazio. Oggi capitano, il primo cross verso l'aria, è già in difficoltà la difesa
della Vicenza che riesce a rinviare ancora Fazio. Božinov, indiavolato il numero 13 della Ternana in questo avvio, primi 30 secondi, già due sortite offensive da parte dei rossoverdi. Primo fallo subito da Manfredini. Dicevamo, oggi prende il posto di Brighenti, uno dei migliori della linea difensiva della squadra veneta, della squadra di Pasquale Marino, che sta ben figurando nelle ultime giornate, nelle quali ricordiamo ha subito solamente un gol contro il Frosinone in 5 turni, veramente poco. Buona copertura intanto di Sampirisi sull'attacco di Vitale. Occhio al controllo verso Manfredini, che riesce a liberare la sua zona. Pallone per Giacomelli, che è un altro ex di questa gara. Così è così il Vicenza all'avvio. È la Ternana che ha iniziato con più grinta, non riesce al controllo di Meccariello. Allora, prima occasione per affondare per il Vicenza, non riesce a controllare Cocco. Prignoli al rinvio col sinistro. Nulla di fatto per posizione irregolare, non ha raccolto il pallone il giocatore del Vicenza. Allora si riparte da Brignoli, ex Lumezzane, così come un ex giocatore del Lumezzane, l'altro portiere di questa gara, Vigorito, confermato, lo dicevamo, al posto dell'infortunato Bremez. Božinov dentro, il pallone in verticale per Ceravolo, controlla il pallone prima che esca oltre la linea di fondo. Il pallone arretrato, Viola vuole provare il tiro col sinistro, pericolosissimo. Dopo due minuti Viola sfiora il vantaggio. È cominciato veramente forte la Ternana, vuole il vantaggio nei primi minuti per affrontare una gara in discesa, deve subito far capire chi vuole dominare questo match. Grande sinistro a giro del giocatore in coproprietà col Palermo. Delia cerca Giacomelli, c'è un fallo in attacco di Cocco. E allora ancora Ternana in possesso palla, avvio frizzante di gara, già due occasioni in tre minuti, entrambe le occasioni per la Ternana. Curiosa sfida per Attilio Tesser e di Montebelluna, Treviso, trevigiano che sfida il Vicenza. Rimessa laterale per la squadra di Marino. Sta per operare Sampirisi. Moretti, 4 gol per lui in questo campionato. Camisa, Manfredini, Delia a sinistra, ancora a cercare Giacomelli. Colpo di testa, questa volta il fallo lo subisce da parte di Fazio. Allora guadagna metri la squadra ospite. Occhio il movimento di Cinelli. Giacomelli, posizione di cross per lui al limite dell'area, prova a farlo cadendo, perdendo l'equilibrio, allontana la difesa della Ternana. Poi Manfredini non riesce l'anticipo e fa tirare il pallone a Božinov. Prova a scappare Ceravolo, c'è in vantaggio Camisa, che con esperienza tocca dietro con l'esterno e chiama in causa Vigorito. Manfredini, si è allontanato dagli spalti causa pioggia, ma il pubblico della Ternana si fa sentire mentre attacca la squadra di casa. Gavazzi, Cracco gioca al posto di Eramo, prova il lancio a sinistra per Vitale, l'intervento da parte di Sampirisi in fallo laterale, rimane comunque nella metà campo del Vicenza la Ternana. Gavazzi, che ha giocato dal 2009 al 2013 con la maglia del Vicenza, 8 gol in 123 presenze, dell'ex della Ternana insieme a Valery Božinov, che prima dell'Evski Sofia aveva giocato nel Vicenza segnando 4 gol, mettendo a segno un assist in 18 presenze. Manfredini, dopo il tocco di Gennaro, arriva lancio lungo dalle parti di Giacomelli, così è così Meccariello, che poi torna sul pallone, lo regala però al Vicenza, ancora con Cocco, non riesce a controllare, andare alla conclusione, ha rischiato qua Meccariello. Manfredini di testa, Božinov, ancora lui a raccogliere, non sta in piedi De Lì, allora Božinov ha spazio per andare, vuole farsi aiutare, chiede l'1-2 che non si chiude, allora interviene Vigorito
tireva palla a destra. Fazio non è stato accontentato, tornato a lavorare in gruppo in settimana, il numero 13 della Ternana ha recuperato per questa sfida, subito schierato titolare Giacomelli. Attacca a sinistra il Vicenza sempre con il numero 10 Giacomelli, vuole provare addirittura il destro, Murato, Delia, arriva il cross, cerca il colpo di testa nel cuore dell'area di rigore e non riesce, ma ancora Di Gennaro, poi prova a disturbarlo Viola, il pallone per Gavazzi che la mette giù bene, buono lo stop, può andare anche in velocità il numero 7 della Ternana, vicino a lui Bujinov, ma invece la conclusione col sinistro, murata da Camisa, ma ancora Ternana, attenzione alla conclusione da parte di Ceravolo, era a giro ma è stata comunque bloccata da un giocatore del Vicenza. Adesso prova a ripartire senza idee, però infatti regala il pallone alla squadra di casa. Meccariello, spazio per avanzare, anzi è Valiant, largo a sinistra il suo pallone, occhio al pallone pericolosissimo nel cuore dell'area di rigore con Gavazzi, che era riuscito a operare un tunnel ai danni del suo avversario ma poi si è fermato al momento del tiro. Delia, Cinelli, Di Gennaro cambia lato del campo, messa giù bene la Verone, Moretti, ancora Di Gennaro, chiede palla a sinistra Delia, viene accontentato Giacomelli, ancora punta due giocatori della Ternana, cross in mezzo messo fuori di testa, adesso prova a organizzare una reazione il Vicenza, è passato i primi 5 minuti in apnea per i continui attacchi della Ternana, adesso sta reagendo Giacomelli, chiede l'1-2 che non si chiude, ancora pallone in possesso della Vicenza con Cinelli, ancora Giacomelli, si chiude questa volta l'1-2, posizione di cross per Cinelli, ecco che arriva col destro ma viene ribattuto Gavazzi, vediamo se parte un contropiede, anzi no, un po' lento nel far ripartire la manovra dei suoi, buona la finta su Giacomelli, ancora Gavazzi, porta palla, pubblico lo invita a liberarsene ma il risultato non è ottimale, lancio troppo lungo per Ceravolo che va a disturbare Vigorito, qualche brivido per il Vicenza in questo disimpegno difensivo. Delia mette ordine, Di Gennaro ancora col sinistro a cambiare lato del campo, la Verone la mette giù, Moretti è salito, Sampirisi in prestito dal Genoa, chiede anche lui un 1-2 che non si chiude, Moretti vuole fare da solo, è chiuso allora la Verone, evita Bojinov, Di Gennaro si riparte dal suo sinistro, Di Gennaro vuole caricare una conclusione ben distante dalla porta di Brignoli, tra i fischi del pubblico del Liberati, non delle vere e proprie occasioni da rete per il Vicenza ma negli ultimi minuti sicuramente sta rispondendo all'iniziale iniziativa da parte della Ternana. Anticipato Ceravolo, Gavazzi si appoggia a Bogino, ma ancora Gavazzi, difficoltà nel controllo, è disturbato da Di Gennaro, allora Valiant si riparte da Popescu, trova tra le linee Greco, spazio Greco, vuole caricare anche la conclusione Greco, la prima parata importante anche, anche se su un tiro centrale da parte di Vigorito, ha trovato spazio Luca Greco, classe 95, giocatore che arriva in prestito dalla Lazio dove ha trascorso le giovanili, grande personalità per questo centrocampista, trovato a disposizione qualche metro, subito affondato, ha cercato la conclusione Di Gennaro, reimposta la manovra del Vicenza, Sampirisi cerca il lancio per la Verone, anche lui ha avuto qualche problema in settimana, ha recuperato in extremis da un problema alla caviglia, Meccariello, ancora spazio per avanzare e impostare la manovra della Ternana, si appoggia a Crecco, Ceravolo dopo il tocco di Di Gennaro non riesce a ricevere il pallone, buono il lavoro del numero 21 del Vicenza che subisce anche fallo, non sono passati 10 minuti di questo primo tempo, sempre 0-0 fra Ternana e Vicenza, una partita che si annunciava equilibrata ma sicuramente promette anche emozioni. Stavolta il cambio di gioco di Sampirisi, Delia non ci arriva col piede preferito,
e in questo caso ha aiutato il campo scivoloso per la pioggia molto forte a inizio gara, che anche adesso continua con una discreta intensità. Manfredini mette ordine di testa, Delia sbaglia il tocco verso Camisa, allora ne approfitta Ceravolo che vuole andare sulla destra in posizione di cross. Ceravolo punta all'area di rigore, ancora il numero 9, ecco che arriva il cross deviato da Manfredini, sarà calcio d'angolo, il primo della partita per la Ternana. Ottimo lavoro da parte di Fabio Ceravolo, che ha rubato palla su un errore di Delia, ha messo in difficoltà Manfredini nella difesa della Vicenza, che ha dovuto concedere primo calcio d'angolo. Va a batterlo Viola col suo mancino insidioso. Parte Viola sul secondo palo, non arriva il colpo di testa di Meccariello, forse si sono disturbati i due compagni di squadra, Ceravolo e Meccariello. Nessuno di due è riuscito a impattare nel modo ottimale con il pallone, approfittare di un'occasione che sembrava essere molto interessante. L'ultimo tocco proprio di Meccariello. Con tutta calma va al rinvio Mauro Vigorito. Camisa, ex giocatore del Varese ma anche del Lecce, dove ha trascorso le giovanili, in particolare era capitano della squadra primavera con la quale ha vinto scudetti, coppe. Curiosità che riguarda Camisa, che è cugino dell'attaccante Graziano Pellè. L'impostazione della manovra del Vicenza riparte dai piedi di Manfredini. Sampirisi, dicevamo, una gara importante soprattutto in prospettiva. Ternana che arriva da due successi di fila, nelle prossime quattro incontrerà formazioni come Bologna, Avellino e Brescia, squadra che malgrado le difficoltà societarie oltre che di classifica si difende bene in campo e sa come mettere in difficoltà anche formazioni tecnicamente più dotate. Nel Vicenza, che è alla prima di due sfide cruciali contro squadre umbre, se fra Ternana e Perugia riesce a non perdere e vincere almeno uno dei due incontri, è chiaro che ne potrà risultare un'ambizione del tutto rinnovata per il resto della stagione, che potrà dare una grande consapevolezza dei mezzi e soprattutto una convinzione mentale ottimale alla squadra di Pasquale Marino. Manfredini a ridosso del quarto d'ora, si è abbassato vistosamente il ritmo delle due squadre. Ancora Manfredini, verticale, buono il suo tocco, non riesce invece il suggerimento per Giacomelli. Gamazzi la mette giù sempre con classe, poi un'altra finta su Giacomelli, non trova compagni per farsi aiutare Gavazzi, alla fine ricava un fallo laterale quando aveva rischiato ormai di chiudersi in un fazzoletto di campo. Questa l'espressione, l'avete vista poco fa, di Tesser, del tutto insoddisfatta rispetto agli ultimi minuti della sua squadra, che sicuramente aveva cominciato meglio. Viola, Popescu, buona interruzione della manovra da parte di Di Gennaro, è ripartito veloce il Vicenza. Occhio a Giacomelli, salito anche Cinelli. Giacomelli prova ad andare in mezzo a tre e si lamenta, infatti Cocco, per non aver ricevuto il pallone ha voluto fare troppo da solo, il numero 10 della Vicenza. Occhio a Vitale, è ripartita la Ternana a sinistra, il tocco per Ceravolo viene deviato da Sampirisi, pallone che diventa comunque pericoloso, deve intervenire Manfredini in anticipo anche sul proprio portiere Vigorito a mettere in fallo laterale, zona offensiva per la Ternana. Ceravolo marcato stretto da Sampirisi, c'è il raddoppio anche di Laverone, pallone dietro per Vitale. Creco si è avvicinato a aiutare la manovra, ancora Vitale, chiuso da quella parte il gioco della Ternana, allora si riparte da Popescu. Quarto d'ora del primo tempo in questo momento. Meccariello, Viola, Popescu, si avvicina di nuovo Creco che riceve, tocco ravvicinato per Viola, poi Gavazzi. È chiusa la Ternana, non riesce a trovare gli spazi desiderati.
gira attorno alla difesa e l'area di rigore della Vicenza. Ci riprova con Vitale, tocco verso Ciravolo anticipato da Camisa, l'ultimo tocco, vediamo di chi è. L'ultimo tocco è dell'attaccante della Ternana, tra i fischi del pubblico che non gradisce, sarà rimessa dal fondo per Vigorito. Rivediamo intanto ciò che è successo poco fa. Ultimo tocco è stato indicato Ceravolo. Buono l'anticipo di Valiant su Giacomelli, uno dei giocatori più attivi della Vicenza, sicuramente il più attivo su fronte di sinistra, anche se viene accusato dai compagni di dialogare poco, in particolare da Cocco, che prima non gliel'ha mandate a dire. Di Gennaro messo in difficoltà, riesce comunque a servire il pallone a destra, lancio verso l'area di rigore, mette fuori Macariello di testa, posizione di fuorigioco però. Allora calcio di punizione, si ripartirà da questo per la Ternana. Avanza il proprio baricentro la Ternana per questo rinvio dal fondo di Brignoli, subito perso palla però a favore della Vicenza. Cinelli, Giacomelli cerca però nello spazio per Cocco, non riesce il suo fraseggio. Gavazzi, ma subito fallo in precedenza a Valiant, chiede scusa attaccante maglia numero 19 del Vicenza, giocatore nato a Cagliari, reduce dal prestito al Beiramar, squadra portoghese. 6 gol in questa stagione per lui, che è anche un ex giocatore della Regina e della Verona. Buono lavoro intanto di Vitale. Ceravolo prova la conclusione, potente col destro, chiede una deviazione ed è d'accordo con lui Gianluca Sacchi. E allora sarà il secondo calcio d'angolo sempre per la Ternana, che torna a farsi sotto al 18° del primo tempo. Sempre Viola a battere dalla bandierina, da quel lato del campo. Parte col suo sinistro, nel cuore dell'area, esce bene, chiama il pallone a sé e lo blocca Vigorito. Ad allontanare le insidie, anche se adesso non sa chi dare il pallone. E trova fedelissimo, sempre vicino a lui, Manfredini. Grande esperienza per lui in Serie A. Arriva in prestito dal Sassuolo, è stato anche un giocatore di Genoa, Atalanta tra le altre. Moretti. Assiste col possesso palla al numero 4. Torna dietro da Camisa. Manfredini si è allargato a sinistra d'Elia. Pallone largo a destra per la Verona, che deve rincorrerlo, riesce a tenerlo in campo, sfida Vitale, vuole proporre un cross col destro, ecco che riesce, non arriva il colpo di testa però di Cinelli. La Vicenza conquista un fallo laterale, rimane in attacco proprio sotto la curva nord della Ternana. Moretti, ecco un altro traversone, attenzione a Cocco, il gol del vantaggio del Vicenza a un altro affondo dopo 19 minuti. Passa in vantaggio la formazione ospite con il gol, il numero 7 in campionato, da parte di Andrea Cocco. Grave disattenzione della difesa della Ternana, che ha lasciato lo spazio a un uomo d'area di rigore come Cocco per andare a concludere. Il cross basso da parte di Moretti, quasi un velo da parte di Cinelli, va a concludere Cocco con il destro di prima intenzione. Prende il tempo praticamente a tutti, ai difensori e in particolare a Brignoli, che non può nulla. Allora gol numero 7, lo ricordiamo, per Cocco, che aveva segnati 4 in 12 presenze con la maglia del Beiramar nella scorsa stagione. Questo è il nuovo sigillo da parte sua, un sigillo che potrebbe pesare molto, che per il momento porta in vantaggio il Vicenza a sorpresa qua Liberati. Di Gennaro prende fiducia dopo questo gol, la squadra ospite che adesso attacca con 5 uomini, la Verona a destra. Di nuovo un cross verso Cocco, Valiant ben posizionato. Poi Moretti perde il pallone, fa ripartire un altro contropiede, questa volta della Ternana. Gavazzi, Crecco,
aspetta il movimento delle punte, va da solo, ecco che arriva il cross verso Ceravolo, preso in controtempo, il pallone che sfila oltre la linea del fallo laterale, sprecato veramente male questo contropiede da parte della Ternana, non ha usufruito dell'occasione, non riuscendo a trovare la giusta ampiezza del campo. Era apparso in precedenza più pericoloso il contropiede del Vicenza subito dopo aver trovato il gol del vantaggio pochi istanti fa. Anche in quel caso il cross di Laverone sul secondo palo ha trovato la chiusura di Valiant. Fazio, Ceravolo, destra Gavazzi, fa da solo Ceravolo, viene chiuso ma il pallone rimane in campo, tenuto in campo da Cinelli. Viola lo recupera, Fazio a destra, errore banale da parte di Fazio, forse di concentrazione, non riesce l'appoggio vicino a un compagno. Allora Delia la mette giù bene, Cocco che poi però non riesce a controllare bene il pallone e lo regala a Crecco. Adesso l'impostazione di Viola, Popescu, anche il suo controllo così e così, forse è disturbato dal campo scivoloso. 22 minuti del primo tempo, in vantaggio il Vicenza qua a Terni. Vitale, ecco che arriva il cross profondo sul secondo palo, prova a raccoglierlo Gavazzi, arriva Fazio che prova addirittura la conclusione, tentativo veramente coraggioso da parte del capitano che però non trova nemmeno lontanamente lo specchio della porta e fa un regalo in questo senso a Vigorito. Camisa preferisce sempre ripartire con calma il Vicenza dall'impostazione che parte sempre dalla difesa, la zona del campo che non viene bypassata dalla formazione di Marino, formazione che si basa fortemente su una solidità difensiva, lo ha dimostrato nelle ultime gare, lo sta dimostrando anche oggi. Vicenza che l'ultima volta fuori casa ha vinto il 29 novembre scorso. Un altro cross in mezzo, Cocco non lo riceve e tocca soltanto per un attimo Fazio. Giacomelli può alimentare ancora un attacco del Vicenza, il tocco dietro, arriva il cross da parte di Delia sul secondo palo, Cocco prova a saltare, in difficoltà la Ternana, Crecco aiuta anche lui, Vitale prova a ripartire in velocità a sinistra, fermato da due giocatori che lo disturbano. Di Gennaro riesce a toccare il pallone in fallo laterale, ha guadagnato diversi metri il numero 3 della Ternana con questa sua lunga corsa. Viola, Crecco, Vitale, sovrapposizione di Crecco che non viene premiata, Ceravolo in area di rigore la mette giù con il petto, vuole girarsi per il tiro, invece si appoggia dietro a Viola, ecco che arriva il cross di prima intenzione, scivola un giocatore della Vicenza, disturba Fazio che voleva avventarsi sul pallone, adesso ne esce il Vicenza, anzi no perché il tocco di Cocco è impreciso e regala un fallo laterale alla Ternana. Gavazzi prova a passare in mezzo a due, la scivolata di Giacomelli, il pallone tenuto in campo da Delia, regalato però a Valiant. Viola forse subisce un fallo e così secondo il direttore di gara Sacchi non è d'accordo Di Gennaro che con cautela propone le sue polemiche a riguardo di questo intervento. Il pallone probabilmente lo trova, ma prima di trovare la sfera trova il suo avversario. Dicevamo, ultimo successo del Vicenza fuori casa il 29 novembre scorso era la gara col Varese, le reti di Giacomelli, Cocco e Laverone, tutte e tre in campo in questo momento. Adesso calcio di punizione che preoccupa Vigorito a favore della Ternana. Cocco e Di Gennaro nella barriera a due da contrapporre alla traiettoria che adesso sta per far partire Viola col suo sinistro insidioso. Abbiamo già visto un suo sinistro molto pericoloso ad effetto nei primi minuti di gara. Parte ancora Viola sul secondo palo, cerca un colpo di testa che non arriva da parte di Valiant, stava arrivando anche Vitale ancora più profondo. Laverone, tocco per Cinelli, non può arrivare prima di Popescu
mette in fallo laterale. 25 minuti del primo tempo, è in vantaggio per 1-0 il Vicenza, che al 19esimo è passato in vantaggio con il gol del numero 19 del Vicenza, Cocco, il numero 7 in campionato. Di Gennaro smista bene il pallone, apre a sinistra per Delia, spazio per salire, si appoggia Giacomelli, solito movimento del numero 10 che adesso torna di nuovo da Delia. Giacomelli, Cinelli, Manfredini, con calma e ordine il Vicenza amministra il vantaggio ma riparte anche per nuovi attacchi. Giacomelli, tocco di ritorno di Cocco, è splendido, e Giacomelli non trova il tiro che poteva valere il gol del 2-0 da splendida posizione per battere a rete al 26esimo. Che grande spreco da parte del Vicenza e che grande 1-2 Giacomelli. Cocco, pallone di ritorno splendido con l'esterno, sempre con l'esterno, anche la conclusione di Giacomelli che però da quella posizione con l'esterno manda troppo oltre il secondo palo e probabilmente avrebbe fatto meglio con l'interno del piede, avrebbe trovato una conclusione forse più precisa. A battere non sarebbe stato difficile Brignoli per la seconda volta. La Verone, nuovo cross verso Giacomelli in area di rigore, va giù, ma è pronto per lui un cartellino giallo per simulazione. Si è avvicinato con questa intenzione a mio parere il direttore di gara Gianluca Sacchi, sicuramente è così. A terra disperato il numero 10 del Vicenza, che però è stato colto, come si suol dire, con le mani nel sacco. Ha visto tutto da vicinissimo Gianluca Sacchi. Intervento di Meccariello non è giudicato irregolare dal direttore di gara, sicuramente ha preso dei rischi il numero 6 della Ternana, ma forse si è decisamente accentuato troppo il numero 10 del Vicenza. Primo cartellino giallo dunque del match per Giacomelli, che non era tra i giocatori diffidati. Il rinvio di Manfredini, i giocatori diffidati che sono per la Ternana Vitale, Popescu, Meccariello e Fazio. Azione irregolare intanto di Ceravolo. Per il Vicenza in campo ci sono solamente Camisa e Cocco che sono diffidati e devono evitare un cartellino giallo per poter prendere parte alla prossima gara, quella che il Vicenza giocherà al Menti contro il Perugia, mentre nel prossimo turno la Ternana giocherà ancora qui a Liberati contro il Brescia. Božinov, tocco d'esterno a cercare Ceravolo, fermato con una grande scivolata da Manfredini. Fazio, Gavazzi, disturbato da Giacomelli, si libera della sua marcatura, poi va dietro da Valiant, Meccariello, Popescu, larghissimo a sinistra c'è Vitale, chiede palla, è libero, infatti la riceve, il movimento di Crecco, più vicino c'è Viola, sceglie invece Božinov, che trova il tocco di prima per Ceravolo. Camisa fa buonissima guardia su di lui. Fallo laterale per il Vicenza a ridosso della mezz'ora di gioco. Non sembra avere particolari problemi in questa fase del primo tempo il Vicenza a difendere il vantaggio maturato con una delle poche azioni offensive, a dire la verità, da parte della squadra veneta. Sicuramente frutto dell'opportunismo in area di rigore di Cocco, anche del bel traversone basso e teso da parte di Moretti e soprattutto del velo da parte di Cinelli, che ha beffato col suo movimento l'intera difesa e anche il portiere della Ternana. Fazio, fallo su Giacomelli, rischia perché è diffidato il capitano della Ternana. Calcio di punizione senza cartellino giallo per il Vicenza, chiama l'attenzione dei suoi Brignoli. Già battuto Giacomelli, vuole andare via a sinistra col cross atteso, mette fuori Meccariello. Božinov col sinistro, lancia ancora una volta a lungo Ceravolo, che può andare in velocità, la sfida con Camisa che arriva primo e tocca dietro per Vigorito, che controlla in area di rigore nonostante il terreno scivoloso e allontana la sfera dalla zona pericolosa. Con la coscia Meccariello, toccato per Brignoli. Già ripartita la Ternana,
però non riesce a riproporre lo sprint dei primi minuti di gara e per questo ha difficoltà nel creare occasioni veramente da gol, veramente difficili da contenere per il Vicenza, che invece ha preso le misure ai rossoverdi. Vitale con l'esterno, cerca ancora Ceravolo, non riesce la sua sponda. Delia, Manfredini, Camisa, ottima prestazione fino a questo punto della gara da parte dei due centrali di difesa della Vicenza. Manfredini di nuovo, Cinelli, suo terzo anno con la maglia della Vicenza, scambia con Di Gennaro, tocco di prima di Giacomelli verso Delia, l'anticipo di Valiant che fa buona guardia su di lui. Buono il tempismo del giocatore slovacco ex Dubnica. Un laterale che è per la Ternana, già battuto con Fazio, lo scambio con Gavazzi, pallone rischioso al centro del campo verso Meccariello, infatti perde palla la Ternana, la recuperata la Vicenza con Moretti. Adesso Sampirisi, intuito le sue intenzioni, ha recuperato Vitale, ultimo tocco di Laveroni, fallo laterale, superata la mezz'ora di gioco. Ternana che ha diverse difficoltà nell'impostazione della manovra, se ne è accorto il pubblico che infatti non è per niente soddisfatto, sicuramente anche Tesser non sta gradendo l'attuale comportamento dei suoi, assolutamente in controtendenza rispetto a quanto visto nelle scorse settimane. Viola, Vitale, vicino c'è Boginov, preferisce andare da Ceravolo in posizione dubbia di fuorigioco. Sampirisi, difficoltà a liberare dalla pressione di Vitale, il pallone esce e riesce a trovare un tocco. Sampirisi anche fortunato, il suo pallone è giocato in verticale. Rimessa per il Vicenza, Di Gennaro senza precisione rinvia ma trova Moretti, Manfredini, Delia, Giacomelli vicino ma è già marcato da Fazio, allora Di Gennaro, buona la finta su Boginov. Sampirisi fa girare palla il Vicenza, anche se siamo solo al 33esimo del primo tempo. Il lancio lungo questa volta per Giacomelli che va nella sfida con Meccariello, il pallone esce, l'applauso comunque al compagno da parte del numero 10 che ha gradito l'iniziativa. Lancio un po' troppo potente che scivola oltre la linea di fondo anche per il campo, lo ribadiamo scivoloso, che costringe gran parte del pubblico della Liberati a stare sotto la rampa. Popescu, il pallone per Vitale, verticale il movimento di Ceravolo come sempre, e come sempre arriva la chiusura puntuale, precisa, pulita da parte di Camisa. Cocco, pallone a destra per Laverone, il tunnel ai danni di Popescu, se ne va Laverone, vicino a lui c'è Giacomelli, va a terra il numero 27 del Vicenza, arriva il secondo cartellino giallo del match, viene sventolato a il numero 17 che ha subito prima il tunnel, poi è intervenuto con questa scivolata Popescu che, come dicevamo in precedenza, era diffidato. E dunque dovrà saltare la prossima sfida della Ternana, quella in casa col Brescia. Già battuto il calcio di punizione, Cinelli, a sinistra Giacomelli. Ecco che arriva il cross sul secondo palo a cercare Manfredini, non si fida, tocca con un pugno soltanto Brignoli che poi si scusa con i suoi. Prende anche il 5 da parte di Popescu, ha letto male la situazione di gioco, qua il portiere della Ternana ha regalato di fatto calcio d'angolo al Vicenza, probabilmente il primo per la squadra ospite in questa gara. Vediamo il cross sì insidioso, comunque verso nessun giocatore è veramente a portata di conclusione, il dono da parte del portiere della Ternana
sta per battere con Di Gennaro o Giacomelli. Questo calcio d'angolo, chiama l'ordine in aria Sacchi. La finta di Viola, va Giacomelli verso Manfredini, rinvia così e così la difesa della Ternana e Manfredini sfiora il gol del raddoppio a 10 minuti dal termine di questo primo tempo. Ancora pericoloso il Vicenza, che in area di rigore della Ternana riesce a trovare impreparata la squadra di casa. Guardate qua il colpo di testa di Greco, mette in difficoltà Gavazzi, tutta la retroguardia rossoverde. Non riesce lo stop di Gavazzi, che diventa un assist per Manfredini, deve calciare al volo col sinistro. Ha tutto il secondo angolo per il Vicenza, sta per arrivare il terzo sul cross di Gennaro. È arrivata un'altra deviazione, solito schema, sempre in due sul punto di battuta. Vedremo chi andrà, stavolta va Di Gennaro, messo fuori con un colpo di testa che finisce di nuovo oltre la linea di fondo. Quarto corner consecutivo per il Vicenza, che chiude questa parte del primo tempo in attacco. Ancora Di Gennaro, va sul secondo palo questa volta e c'è il fallo in attacco, l'ha subito Meccariello. Ternana che può tornare a respirare dopo qualche minuto di apnea con il Vicenza costantemente in attacco, che aveva guadagnato 4 corner di fila. Adesso rinvio Brignoli, Valient, Popescu, Vitale, davanti a lui Laverone. Ecco il cross di Crecco sul primo palo, è prontissimo Vigorito, che fa suo il pallone e con calma fa risalire i suoi. Anche dalla panchina arrivano indicazioni in questo senso, fai salire. Un colpo di tacco di Giacomelli, non riesce a trovare Cinelli, recupera Valient, subito inseguito da Cinelli, il pallone in verticale dove può andare Ceravolo. Sfida Manfredini, Ceravolo è più veloce, vuole andare al cross, Manfredini torna su di lui in tempo per deviare il pallone e mandarlo in calcio d'angolo, questa volta per la Ternana al minuto 38. È vicina a Gavazzi, si carica lui questa volta e non Viola del calcio d'angolo. Attenzione lì Vigorito, l'attenzione di tutta la difesa della Vicenza, parte Gavazzi nel cuore dell'area, non arriva la deviazione, Vitale lo stop è così e così, Cinelli alla fine allontana ma regalando un fallo laterale in zona offensiva alla Ternana. Popescu a raccogliere, ancora Crecco verso l'area di rigore, il colpo di testa di Valient, Božinov, la rovesciata esce di pochissimo, grande tentativo da parte dell'attaccante bulgaro che ha inventato questa acrobazia per sorprendere tutta la difesa del Vicenza e per poco non ci riesce. Colpo di testa di Valient, prende il tempo su Camisa e va a operare questa rovesciata col sinistro. Esce veramente per una questione di centimetri. Grande guizzo, grande idea quella della numero 15 della Ternana. Avevamo 4 gol, un assist, 18 presenze con la maglia del Vicenza per lui in carriera. Ancora Božinov, deviazione di Cinelli, chiama il fallo laterale che però è della Ternana. Fazio mette in difficoltà Valient, che riesce comunque a liberarsi del pallone già recuperato dal Vicenza. Con l'esterno Moretti serve Laverone, sovrapposizione di Moretti, non è premiata dalla Verone che preferisce tornare indietro da Sampirisi. Di Gennaro, con calma il Vicenza decide di non affondare, adesso ci riprova Cocco, il colpo di tacco ottimo per Cinelli, poi di nuovo Moretti non riesce a sfondare, ha voluto una finta di troppo, ha già recuperato Di Gennaro. Laverone, uno sguardo nel mezzo, poi ecco che arriva il cross verso il secondo palo, chiama il pallone a sé e lo fa suo Brignoli, che ha già rinviato 5 minuti più eventuale recupero al termine del primo tempo, sempre in vantaggio il Vicenza per 1-0 grazie al gol al 19esimo da parte di Andrea Cocco. E qua il fallo laterale
è per il Vicenza imprecisa la impostazione di gioco da parte della squadra di casa, prestazioni dei rossoverdi che hanno praticamente subito una parabola discendente dall'inizio del match fino a questo punto. Un grande sprint e poi l'iniziativa gestita dalla squadra ospite, che di fatto controlla il vantaggio senza troppe pressioni, riesce ad amministrarlo e a ripartire anche con delle azioni pericolose. Ha sfiorato poco fa, lo ricordiamo, il raddoppio Manfredini. Camisa, proprio Manfredini. Di nuovo il lancio a sinistra per Sampirisi, scusate, a destra per il giocatore in prestito dal Genoa, Di Gennaro. A spazio a sinistra Delia, pronto un altro traversone, anzi no, è una finta, allora va da Giacomelli. Cocco, Giacomelli punta l'area della Ternana, va giù dopo una spallata di Gavazzi giudicata irregolare. Allora calcio di punizione ancora una volta per il Vicenza quando sono 42 i minuti di gioco, sempre senza troppe difficoltà. Va a terra Giacomelli, è già stato ammonito per questo motivo, per aver cercato di convincere il direttore di gara inquadrato Juan Luca Sacchi a concedere un calcio di rigore per intervento così e così di Meccariello. In quell'occasione cartellino giallo, era simulazione, non è stato lo stesso caso adesso, ma comunque calcio di punizione molto interessante per il Vicenza. Di Gennaro e Giacomelli pronti alla battuta. Va Giacomelli, pallone insidioso che non riesce ad essere allontanato in prima battuta dalla difesa della Ternana. Fazio, la ripartenza affidata a Gavazzi, sfida Cinelli, poi troppo chiuso da quella parte, arriva il raddoppio di Sampirisi, fallo laterale che è per la squadra di casa. Vitale, davanti a Vitale c'è la Verone, preferisce tornare da Gavazzi per vie centrali. Viola, quasi un colpo di tacco verso Crecco, a sinistra c'è Vitale, spazio per il cross teso, troppo sul primo palo, si distende a sinistra Vigorito, fa suo il pallone senza troppe difficoltà e con la consueta calma si appresta a rimettere in gioco il pallone. Qua molto veloce e potenzialmente pericolosa l'azione della Ternana. Ceravolo però non può arrivare per primo su quel pallone, troppo sul portiere. Di Gennaro, sempre però in verticale, buonissimo il tacco di Giacomelli, a spazio per partire in contropiede il Vicenza. Cinelli di nuovo a sinistra per Giacomelli, che deve correre per tenere in campo il pallone e non ci riesce. Rimessa che sta per essere battuta da Fazio. Gavazzi, sempre lui a ricevere, conquista metri sulla chiusura di Delia. Gavazzi con qualche rischio riesce a servire Viola. Vitale, ha ricevuto il cambio di gioco del numero 10, tocco di Vitale verso Moretti, perde palla la Ternana, fa ripartire la Vicenza solo per un attimo, già recuperata da Vitale che adesso va a terra, da vantaggio Sacchi. Allora Gavazzi può continuare l'azione della squadra di casa, va troppo sull'esterno Gavazzi, non riesce a trovare la corsa giusta per andare sul fondo e provare il cross. Occhio a Viola sul secondo palo, cerca Božinov, colpo di testa di Sampirisi, poi Moretti, Popescu, ecco che arriva il cross a cercare Ceravolo, non a trovare nessuno se non Delia che lascia sfilare il pallone. Fallo laterale in zona difensiva per il Vicenza. Siamo entrati nell'ultimo minuto dei primi 45 del primo tempo. Rivediamo Vitale, scivolata di Manfredini, ha lasciato correre Sacchi che adesso ammonisce per perdita di tempo Delia, non era nemmeno lui tra i diffidati, ma è il secondo ammonito per quanto riguarda il Vicenza dopo Giacomelli per simulazione. Due ammonizioni, nessuna effettivamente per un fallo ai danni di un avversario. Gavazzi non riesce a passare, poi si tocca il volto, forse ha subito un colpo. Viola prova ad andarsene, disturbato da Cocco, si continua. Popescu, forse una conclusione,
così almeno nelle sue intenzioni, ma su questo tentativo da parte del difensore rumeno arriva il fischio di fine primo tempo, che si chiude dunque con il vantaggio parziale della Vicenza per 1-0 grazie al gol al 19esimo del numero 19 della Vicenza, il numero 7 in questo campionato, Andrea Cocco. Super spot Vita Group, anche quest'anno vicino alla... Rieccoci pronti per l'inizio del secondo tempo. Sono in campo le due squadre, 22 giocatori. Non sembrano esserci cambi nelle due formazioni. Sta contando i giocatori il direttore di gara, lo ricordiamo, Juan Luca Sacchi, decima direzione stagionale in Serie B per lui, la numero 62 in carriera. Quasi tutto pronto, ci aspettiamo una Ternana molto aggressiva alla ricerca del pareggio, o comunque con la forte volontà di rimettere in discussione il match. Arriva il fischio, iniziato il secondo tempo di Ternana Vicenza, anzi no, falsa partenza. Arriva di nuovo il fischio da parte di Sacchi, questa volta è quello giusto, primo pallone giocato dal Vicenza. Non ci sono stati cambi, allora ricordiamo gli schieramenti. Vicenza ospite che è sceso in campo con un 4-3-3, Vigorito in porta, Sampirisi, Manfredini, Camisa ed Elia in difesa, Moretti, Di Gennaro, Cinelli sulla mediana e il tridente Laverone, Cocco e Giacomelli. Per quanto riguarda la Ternana, Brignoli in porta, poi il 3-5-2 composto da Valient, Mecariello, Popescu, Fazio, Gavazzi, Viola, Crecco e Vitale a centrocampo, Bojinov e Ceravolo, la coppia d'attacco. Perde palla sull'attacco di Ceravolo, Di Gennaro, ne approfitta Viola. Gavazzi prova ad accelerare la manovra della Ternana, ecco che arriva un cross, è in scivolata, Manfredini riesce a toccarla e a mandare in calcio d'angolo il primo di questa ripresa. Parte subito forte, come era successo anche nel primo tempo, la Ternana, Viola a battere con il mancino. Vediamo se ne nasce un'occasione pericolosa. Il cuore dell'aria, il pallone battuto da Viola, esce, fa suo il pallone Vigorito senza problemi, sempre puntuale nelle uscite, specialmente in queste occasioni quando il pallone è troppo sul portiere, troppo sul primo palo. È successo molto spesso già nell'arco del primo tempo e anche in apertura del secondo. Manfredini chiama nuovamente in causa Vigorito, lo scambio tra i due. Sampirisi raccoglie il cambio di gioco, poi prova il tocco in verticale verso Laverone. È arrivata una deviazione e fallo laterale per il Vicenza, che guadagna metri. Di Gennaro, Sampirisi saggiamente torna indietro verso Camisa. Sampirisi non riesce ad andarsene, l'ultimo tocco di Laverone in fallo laterale. Testa Crecco, poi Di Gennaro, di nuovo Crecco e di nuovo Di Gennaro, che questa volta controlla ma sparacchia dall'altra parte del campo senza precisione a sinistra, regalando un altro fallo laterale già battuto da Fazio. Valient, Meccariello, Popescu, spazio per avanzare il rumeno. Tocco verso Ceravolo, riesce la sponda verso Bojinov. Crecco disturbato da due giocatori della Vicenza. Gavazzi, occhio che prova al destro Gavazzi, potente ma non preciso. Comunque insidioso il tentativo del numero 7. Ha segnato 8 gol in 123 presenze con la maglia del Vicenza. E qua ha provato a ferire il Vicenza con un gol dell'ex, che non è arrivato. Già 4 minuti del secondo tempo, già i primi secondi spesi da Vigorito, approfittando del vantaggio dei suoi. Posizione di fuorigioco di Ceravolo, si è alzata la bandierina. Hanno provato
diverse volte a dialogare Ceravolo e Božinov nel primo tempo, non senza difficoltà, francamente. Azioni più pericolose da parte di entrambi sono arrivate nel momento in cui hanno provato la soluzione personale. Ottimo intervento da parte di Gennaro, che fa ripartire il Vicenza. Moretti, più largo c'è Cocco, vicino all'area di rigore, prova il cross sul secondo palo, liberissimo Giacomelli, che non arriva a impattare bene con il collo del piede sinistro. Un'altra occasione pericolosissima per la Ternana, ha sfiorato di andare sotto di due gol ancora una volta dopo il tentativo nel primo tempo per Manfredini. Adesso quello di Giacomelli, che arriva troppo in ritardo sul pallone. Qua il fallo intanto è di Božinov su Delia. Si spiegano i due, per niente d'accordo Valery Božinov. L'anno scorso 6 gol in 14 presenze con Levski Sofia. Poi ritorno in Italia, ha vestito innumerevoli maglie, tra le altre quelle appunto del Vicenza, del Verona, Lecce, Fiorentina, Juventus, Parma. Tanta esperienza per lui nei nostri campionati. Il suo ritorno è ricominciato dalla Serie B. Nuovo attacco della Vicenza, Giacomelli, subito interrotto da Valient, che tocca dietro verso Brignoli. Col sinistro il rilancio tenuto in campo da Crecco, disturbato da dietro da Moretti. Un nuovo lancio lungo per Ceravolo, è in vantaggio Camisa, la tocca di testa, il pallone è rimasto in campo e l'ha messo giù Popescu. Vitale cerca Crecco, ancora in anticipo Camisa, senza problemi lascia sfilare. E ancora le idee della Ternana, che in fase offensiva si offuscano. E ancora una volta, dopo un avvio sprint, un improvviso calo del ritmo di gioco. Decisamente un comportamento che va tutto a favore del Vicenza, che invece ha preso le misure e ha capito come fare nel difendersi e ripartire. E di fatto è ancora la formazione più pericolosa tra le due. Qua prova a passare ancora a Ceravolo, in vantaggio questa volta Manfredini, che poi tarda troppo a liberarsi del pallone sull'attacco di Božinov. Božinov che conquista un corner per la Ternana, Vitale pronto a batterlo. Parte Vitale con il sinistro sul secondo palo, arriva il fischio di Sacchi, fallo in attacco. Si tocca la nuca Delia. È probabilmente proprio lui a subire il fallo, ha giudicato irregolare Sacchi, la spinta da parte di Meccariello. Con tutta calma, Vigorito si prende i fischi della Liberati. Settimo minuto, anzi ottavo della ripresa, veramente troppo presto per perdere tempo. Vitale non riesce a passare il suo tocco verso Crecco, fallo laterale. Del tutto sprecato ancora una volta questo fallo laterale da parte della Ternana. E chissà che Attilio Tesser non si stia convincendo a intervenire con qualche giocatore dalla panchina. Trecocco lotta da solo contro tutta la difesa della Ternana. Occhio Giacomelli in area di rigore, Giacomelli il tocco arretrato, viola prima di Cocco, poi allontana con il sinistro. Sampirisi, Di Gennaro, sarà a sinistra Delia, ancora Di Gennaro, giocatore in prestito dal Palermo, cresciuto nel Milan, non
non è più tornato, è continuato il suo peregrinare da diverse squadre accumulando esperienza tra queste squadre: Spezia, Modena, Padova, Livorno. Mentre prova ad attaccare Ceravolo, va alla sfida personale con Camisa, che ha la meglio ancora una volta con esperienza, lo stesso della posizione, con furbizia fa ripartire il Vicenza. Dicevamo, forse Tessera sta pensando di intervenire con qualche cambio. A disposizione a Jans, Ferronetti, Falletti, Duganzic, Russo, Diandà, Eramo e Palumbo, oltre ovviamente al portiere di riserva Sala. Di Gennaro, pallone in verticale, trovato bene il numero 8 Cinelli. Laverone cerca Giacomelli, pallone toccato ma comunque alla portata di Delia, arriva il suo cross pericoloso sul primo palo e arriva forse la segnazione di un calcio d'angolo per il Vicenza. Ha visto una deviazione Gianluca Sacchi e allora per questo motivo si avvicina alla bandierina Giacomelli. La deviazione presunta di Valiant non ha chiarito del tutto l'episodio, il replay che abbiamo visto poc'anzi. Infatti sono pronti i due giocatori, Duganzic e Eramo, ad entrare. Queste le scelte di Attilio Tesserra per dare una svolta a favore della propria squadra, dare una svegliata ai suoi giocatori. Allora, ecco i primi cambi. Fuori il numero 10 Viola, e entra Eramo, che era in lizza per un posto a centrocampo, che prima di questa gara ha avuto la meglio Crecco. Mentre finisce anche la partita di Valery Bojinov ed entra, lo dicevamo nell'intervallo, il nuovo acquisto da parte della Ternana, Marco Duganzic. Il rinvio di Brignoli, 12 minuti del secondo tempo, sempre in vantaggio il Vicenza per 1-0. Il gol nel primo tempo, al 19esimo, di Andrea Cocco. Non controlla Gavazzi, allora riparte il Vicenza con Cinelli. È vicino a Cocco, disturba Fazio, riesce a servire Di Gennaro, il tocco verso Moretti. Più largo c'è Sampirisi, che infatti riceve, può andare con la corsa veloce Sampirisi, ecco il cross sul secondo palo verso Giacomelli, colpo di testa Cinelli in area di rigore, ancora Giacomelli cerca il gol dell'ex, arriva la deviazione di Fazio, calcio d'angolo, questa volta non ci sono dubbi per il Vicenza, sempre più pericoloso nelle azioni di ripartenza. E con tutta calma il numero 10 va a battere, rivediamo lo scambio con Cinelli, fine col destro, il suo piede va alla conclusione, cerca il giro, cerca l'effetto, trova Fazio. Di Gennaro e Giacomelli come sempre con tutta calma. Ecco che parte Di Gennaro, Laverone anticipato da Popescu, Cinelli non riesce a difendere il possesso, occhio al contropiede della Ternana con Gavazzi che spinge al centro del campo, 4 giocatori della Ternana contro 2 del Vicenza, Gavazzi se ne va e Camisa con un intervento decisamente irregolare se la cava con un cartellino giallo, il capitano della Vicenza, chiedono il rosso i giocatori della Ternana considerando quella ovviamente una chiara occasione da gol. Forza Marco! Cartellino giallo quasi arancione per Camisa, che era diffidato e dovrà saltare necessariamente Vicenza Perugia, un'assenza importante per il Vicenza in difesa, Vicenza che già oggi ha dovuto fare a meno di Brighenti, sostituito da Manfredini. Ha ripreso fiducia però il pubblico del Liberati, adesso c'è un calcio di punizione da battere molto insidioso, c'è Vitale sul pallone, fa rispettare la distanza il direttore di gara Sacchi, che conta i passi per la barriera di Vigorito.
andrà proprio lui a battere. Sei giocatori del Vicenza in barriera. Va Vitale col suo sinistro centrale in due tempi. La blocca Vigorito. Era sicura il Vicenza. A ridosso del quarto d'ora ci prova su calcio di punizione. Quarto d'ora del secondo tempo ci prova su punizione la Ternana. Potente ma centralissimo, lo avete visto. Il sinistro da parte di Vitale. Ex giocatore di Bologna e Napoli. Spinge l'attacco Crecco. Forse disturbato con un fallo da Sampirisi. Fischio arriva, anche se in ritardo, ma arriva. Calcio di punizione per la Ternana, che adesso si sembra aver ripreso un po' di entusiasmo, un po' di carica per mettere in discussione il parziale. Eramo sul pallone. Popescu, Vitale, scivolato l'Averone. Vitale cross sul secondo palo, può metterla giù Delia con qualche patema, riesce comunque ad allontanare Meccariello dalla distanza. Destro potente, senza precisione. Crea dei grattacapo a Vigorito. E allora resiste il vantaggio. Siglato da Andrea Cocco. Anche oltre il quarto d'ora del secondo tempo. In testa Cocco. Prova ad andare in velocità alla Verona, anticipato da Meccariello. Brignoli. Passato dalla Verona, allontana col destro. Cracco. Cerca il lancio verso Ceravolo. Chiuso quella zona del campo, la difesa della Vicenza come sempre ordinata. Vitale a battere il fallo laterale. Gavazzi, una finta di troppo, perde il pallone. Aiuta in copertura Cocco. Il fallo laterale di nuovo per la Ternana. Cracco chiede, ottiene l'1-2 a Ceravolo. Adesso però il fallo laterale a favore del Vicenza. Si prende una pausa Sampirisi, già pronto però a battere questo fallo laterale. Fa sulla verticale cercando l'Averone o Cocco, che spingono ma non trovano il pallone. Valiant. Fazio subito su di lui. Giacomelli, allora si ritorna da Valiant. Meccariello. Popescu libero a sinistra, preferisce la soluzione del lancio. Meccariello a sinistra, dove c'è Vitale che finta il cross di prima, poi va in un secondo momento, la tocca Vigorito e la porta fuori, anche se poi prova a giustificarsi spiegando che il pallone fosse già fuori e forse ha avuto la meglio. Infatti ha convinto la terra arbitrale, era già pronto a battere il corner Vitale a sinistra. Non si tratterà però di calcio d'angolo. Sì, lì rimessa dal fondo. Sampirisi. Di nuovo Vigorito. Manfredini non può arrivare sul pallone. Ci arriva Delia. Sulla verticale c'è Cinelli. Superato dal lancio verso Giacomelli. Il pallone è uscito. Allora rimessa laterale. Già battuta da Fazio. Due palloni in campo. Meccariello. Posta la manovra Eramo. 1-2 con Duganzic. Verso già il pallone però la Ternana, che prova a distendersi con l'Averone a destra. Tiene in campo il pallone, anzi no, è uscito. Allora nulla da fare. Adesso stanno diminuendo le ripartenze offensive, le sortite offensive da parte del Vicenza. È la Ternana che gestisce il gioco ma senza riuscire a renderlo pericoloso per la difesa della Vicenza. È molto prevedibile la manovra degli uomini di Tessera fino a questo momento. Fazio. Ceravolo prova a sfondare sulla copertura di Delia. Accende il pubblico del Liberati con questo calcio d'angolo, nuovo calcio d'angolo conquistato. Si avvicina Eramo per battere da destra. 5 uomini della Ternana nell'area di rigore della Vicenza. A battere Eramo, appena entrato in campo. Ecco che arriva la battuta a cercare Meccariello sul secondo palo. Cerca il colpo di testa, non trova più il pallone. Lo trova Giacomelli. Scivola prima di provare a passare in mezzo a due. La rimessa per la Ternana. Vitale non accompagni vicino a sé. Sceglie Gavazzi. Si chiude l'1-2. Prova a andarsene sul suo lato di campo. Vitale regala il pallone a Sampirisi. Buon intervento di Valiant.
poi Duganzic, apertura a destra verso Fazio, troppo lungo il pallone per il capitano. Testa Valiant, sempre puntuale il giocatore slovacco. Greco anticipato da Cinelli, poi arriva Ceravolo. Ceravolo chiuso da due, prova il cross verso l'area di rigore, Camisa mette fuori Laverone, vediamo se si distende di nuovo il Vicenza. Laverone vuole andare in velocità, ingaggia un duello con Popescu che ha la meglio e gira dietro da Brignoli. Pressione di Laverone, allontana col destro il portiere della Ternana. Fazio a saltare di testa, la meglio Cinelli, di testa anche Giacomelli a cercare Cocco, Meccariello di nuovo in anticipo, allontana senza fronzoli il pensiero di Pasquale Marino. L'equilibrio della sua squadra sta reggendo fino al ventesimo del secondo tempo sul campo della Ternana, un campo difficile nella prima di due sfide contro squadre dell'Umbria. Di Gennaro, Moretti sull'assist per il per l'unico gol di questa partita, quello di Cocco. Camisa ma direttamente da Delia, si avvicina a Di Gennaro che riceve pallone, lo regala però a Fazio che a sua volta lo lascia a Cinelli, pallone fallo laterale per la Ternana. Non passa il filtrante di Crecco, anzi scusate di Eramo. Allora con qualche difficoltà Valiant va dietro da Brignoli, costretto a regalare un fallo laterale in zona offensiva al Vicenza perché non poteva toccare il pallone con le mani sul retropassaggio del difensore slovacco. Giacomelli ha provato ancora la soluzione personale sull'out di sinistra. Nuovo fallo laterale per il Vicenza tra le proteste dei giocatori della Ternana che non si spiegano come il direttore di gara abbia potuto decidere così. Ha già usato due dei tre cambi a disposizione. Attilio Tesser, sono entrati Eramo e Duganzic. Giocatore dell'Osi, ecco qua rivediamo, c'è cioè il rinvio di Fazio. Giacomelli chiedeva, scusate, Fazio chiedeva un tocco di Giacomelli e invece a giudizio di Sacchi si tratta di calcio di punizione per fallo di mano a favore del Vicenza. Giacomelli tocca verso il centro del campo, Delia può andare alla conclusione col sinistro, Delia pericolosissimo, fa volare Brignoli ma non trova lo specchio della porta, sfiora ancora una volta, la terza volta in modo netto in questa partita il raddoppio il Vicenza. Calcio praticamente da fermo. Delia, Salvatore Delia, classe 89, terzo anno a Vicenza dopo l'esperienza col Porto sul Maga, lui che è cresciuto nelle giovanili della Juventus. Valiant tocca di testa per cercare di anticipare Giacomelli che lo disturba, non abbastanza per ottenere un calcio d'angolo, concede soltanto fallo laterale in zona offensiva Valiant. Ma a metà del secondo tempo resiste il vantaggio del Vicenza. Cinelli di testa, poi anche Meccariello, così e così regalando di fatto il pallone a Di Gennaro. Ecco, Di Gennaro cerca lo spazio per il cross, tocca Valiant, non è un retropassaggio verso Brignoli, può dunque bloccare il pallone con le mani. Popescu, c'è largo a sinistra Vitale che riceve, subito marcato da Moretti. Meccariello col destro apre verso Fazio dall'altra parte del campo. Popescu col sinistro prova a mettere in movimento Ceravolo, cerca Duganzic, non riesce ad arrivare sul pallone il giocatore croato. Col petto la mette giù Vitale, arriva al fischio da parte di Sacchi, il pallone è uscito, la rimessa per il Vicenza, infatti era fuori dal campo Vitale nel momento in cui ha stoppato il pallone.
Allora Sampirisi, scambio con Di Gennaro, allontanato il pallone dove non ci sono giocatori del Vicenza. Valient, Popescu, 20 minuti più recupero al termine, recupero che sicuramente sarà più corposo perché nel secondo tempo sono arrivati due cambi, perché nel primo non ci sono stati nemmeno dei secondi di recupero. Fazio può ricevere il pallone largo a destra, il cross di prima di testa Manfredini, poi Crecco il velo per lasciare scorrere il pallone verso un compagno, alla fine regala la sfera alla Vicenza, così come il Vicenza nella fattispecie Cinelli regala di nuovo il pallone alla squadra di casa. Meccariello, Crecco, lo stop è così e così. Popescu, sinistro, cerca la soluzione in verticale. Murato, si riparte da Meccariello, si prova a destra con Valient, di nuovo Meccariello, trova la soluzione del lancio lungo, questa volta per Vitale, di nuovo la finta di cross di prima. Vitale sfida Sampirisi, scivola, alla fine regala il pallone al numero 31 del Vicenza. Di Gennaro mette ordine, Laverone, anche lui prova sulla verticale, cerca e trova Cocco che subisce fallo da Meccariello, si lamenta tu per tu con il guardaline, ma è arrivato il fischio di Sacchi e ormai non si può più tornare indietro. Qua addirittura col ginocchio disturba anche il suo avversario, probabilmente colpendolo alla schiena. Qualche rischio Moretti, cambia lato del campo a servire Delia. Fazio, buono l'anticipo ma poi non riesce a soffiare il pallone a Giacomelli che subisce fallo. Arriva la Ramanzina, anche se a distanza, da parte di Sacchi al capitano della Ternana. È rimasto a terra Giacomelli. Gol per Giacomelli in questo campionato contro il Varese, che lui è un ex della gara, giocato in prestito alla Ternana nella stagione 2011-2012, 12 presenze, nessun gol. Vitale con le mani cerca Ceravolo, anticipo Camisa disturbato dal numero 9 della Ternana, Manfredini, Sampirisi, poi le strette il Vicenza che infatti perde palla, prova a passare Vitale, non riesce a ottenere il tunnel ai danni dell'avversario. Moretti con il tacco, la Verone prova a servirsi da solo e a lanciarsi a destra, chiede un fallo, non è accontentato. Allora la Ternana riparte con Valient, a spazio, avanza, grandi falcate, il numero 4 della Ternana, Gavazzi. Fazio, posizione di cross, eccolo che arriva verso Ceravolo, ancora di testa Manfredini, poi Giacomelli la mette giù, doppia finta, Gavazzi soffia il pallone, Gavazzi va fino al fondo, cerca lo spazio per il cross, non lo trova e non trova neanche il calcio d'angolo perché sarà rimessa dal fondo. Buona guardia ancora una volta di Delia della difesa della Vicenza, che si conferma molto solida. Due palloni in campo, è Vigorito l'incaricato ad allontanarne uno. Camisa, sempre in vantaggio rispetto a Ceravolo, Vigorito regala il pallone praticamente ad Eramo, poi Crecco serve Vitale, Ceravolo prova ad andare lui in verticale, sempre la pressione asfissiante di Camisa su di lui. Crecco sbaglia il tocco e regala il pallone a Cocco, mette ordine Moretti, di nuovo Cocco dietro per Di Gennaro, palla girata a sinistra, poi c'è Giacomelli che stoppa e parte in velocità. Delia è salito in sovrapposizione, già chiuso da Fazio, allora torna indietro. L'1-2 che si chiude con Cinelli in area di rigore. Cinelli, pallone dietro verso Cocco che vuole difendere il pallone, non ci riesce. Giacomelli non arriva alla conclusione, grande intervento in anticipo sul numero 10. Moretti, Cocco di testa, prova ad allargare verso Cinelli. La Cinelli ha Di Gennaro, la pressione della Ternana che prova ad alzare il proprio baricentro a ridosso della mezz'ora del secondo tempo. Vigorito, Cocco di testa,
Pallone conteso da Moretti e Gavazzi, la meglio Gavazzi di testa, poi Crecco all'indietro verso Popescu. Meccariello, Valient, sono già marcati i centrocampisti, allora probabilmente si dovrà ricorrere a un lancio lungo. Popescu trova un compagno nello spazio, si tratta di Eramo. Vitale a sinistra, prova il cross verso Crecco, non riesce lo stop, allora riparte il Vicenza dopo il tocco di Di Gennaro. Laverone, Laverone sull'out di destra, fermato da Vitale, la rimessa è per il Vicenza, mentre la Ternana utilizza il proprio terzo ed ultimo cambio. È pronto il numero 11, Falletti, anche lui diffidato, entra in questo ultimo quarto d'ora di gara al posto di Popescu. Con il numero 11, Cesar Falletti. Ternana sbilanciata alla ricerca perlomeno del pareggio. È un quarto d'ora dal termine, si può capire come non abbia nulla da perdere Attilio Tesser. Occhio all'errore di Fazio, può andare Giacomelli a sinistra, in area di rigore Giacomelli, ecco il cross verso Cocco, il raddoppio di Cocco che è in posizione regolare, è valido il gol del 2-0 della Vicenza al 30° del secondo tempo. Cocco ne fa 8 in campionato. Doppietta da parte dell'attaccante sardo, che sfrutta a pieno, per la gioia dei tifosi della Vicenza, corsi fino a Terni, il suo opportunismo d'area di rigore, approfitta di questo iniziale errore di Fazio, il controllo di Giacomelli, se ne va in velocità, entra in area di rigore ed è facilissimo servire sul secondo palo, liberissimo Cocco, giudicato in posizione regolare, non si riesce a giudicare meglio da questa inquadratura. Fatto sta che il Vicenza si è in ogni caso portato sul 2-0, un 2-0 che pesa a un quarto d'ora dal termine per la Ternana, che adesso ha il compito di provare l'impresa di riaprire il match e cercare un pareggio sempre più difficile con lo scorrere del cronometro. Va a terra, poi si rialza Falletti, il tocco verso l'area di rigore a cercare una delle punte, nessuna delle due può ricevere, allontana Cinelli, Giacomelli fa rimbalzare il pallone, vuole superare in velocità ancora una volta Fazio che torna su di lui senza fallo. Un errore di impostazione per la Ternana, che adesso non c'è con la testa, non è troppo largo per essere a portata di Vitale, si spegne il fallo laterale per l'incredulità da parte di Attilio Tesser, che veramente non riconosce i suoi, chiama il pallone in posizione assolutamente regolare. Andrea Cocco, tenuto in gioco da Meccariello, che non rispetta la linea difensiva e il posizionamento generale dei tre di difesa, e dunque tiene in gioco Cocco, libero di segnare a porta vuota. Il gol del 2-0, Giacomelli attacca ancora a destra, supera come un birillo Fazio, Giacomelli il tocco dentro, questa volta c'è Meccariello. Falletti prova a passare su Di Gennaro che lo chiude in fallo laterale. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora, arriva anche il primo cambio per il Vicenza, si tratta del numero 16, Alessio Vita, classe 93, arrivato alla Vicenza dopo 3 anni di Monza. Con la maglia del Monza 8 gol in 19 presenze, prestazioni che non sono passate inosservate alla dirigenza del club veneto. Saluta Giacomelli, e lui il giocatore chiamato in panchina per far entrare in campo Vita che aveva rischiato di iniziare tra i titolari viste le condizioni di Laverone. Entra praticamente a fine gara ex giocatore del Monza. In attacco la Ternana, prova a passare con Duganzic, il pallone verso Ceravolo, posizione di fuori gioco per il numero 9 della Ternana. Terza presenza per Alessio Vita con la maglia della Vicenza.
deve ancora trovare il primo gol con la sua nuova maglia. Passano i secondi ed è una buona notizia per il Vicenza, per i suoi tifosi. Lo è decisamente meno per quelli della Ternana, che vedono la propria squadra sotto di due gol e incapace di creare azioni veramente pericolose per la difesa della Vicenza. Si sta imponendo su una delle tre squadre assieme a Livorno e Bologna, che era punteggio pieno in questo 2015, in questo avvio del girone di ritorno. È arrivato alla terza giornata con oggi. Valient. Bordo campo per il Vicenza, è pronto anche Sbrisa. Intanto Falletti prova il tocco in verticale verso Duganzic, prova di nuovo a destra ma non passa il pallone verso Gavazzi. Cinelli torna sui suoi passi e rimposta la manovra con Delia. Manfredini, Cinelli, Di Gennaro chiede palla a Moretti, sovrapposizione di Sampirisi, già servito. Di nuovo Moretti, colpo di tacco di Laverone, interviene Meccariello che chiude l'azione del Vicenza. Inseguito da dietro Eramo, non si accorge dell'avversario, prova a tornare sul pallone, lo ha recuperato Di Gennaro che poi va a terra, toccato duro alla gamba sinistra. 10 minuti al termine, poi solo il recupero a disposizione della Ternana per provare a rimettere in discussione una partita che finora lo è stato poco in discussione. Vicenza che dopo il gol del vantaggio ha saputo gestirlo, è sfiorato più volte, gol del raddoppio, fino poi all'occasione giusta in cui l'ha trovato, sempre con Cocco. Che tocca ora a quota 8 gol in questo campionato. Vitale batte il fallo laterale. Falletti, Crecco, Vitale, colpo di tacco di Falletti verso Eramo. Errore da parte del numero 27, riparte proprio con vita il Vicenza. Sfida Fazio, molto veloce il giocatore del Monza, l'ex giocatore del Monza. Moretti, spazio anche lui, occhio a Moretti, può caricare il destro, ecco che lo prova Moretti, troppo spazio per la conclusione, la prova, Brignoli para, una conclusione potente ma centrale. Ma veramente è ingiustificabile l'atteggiamento della retroguardia in generale della squadra di casa, che in questa occasione ha lasciato il tempo, lo spazio, la libertà al numero 4 della Vicenza di andare a colpire, probabilmente cercare un'occasione per chiudere definitivamente la partita. Meccariello, serve Vitale, chiama i compagni ad avvicinarsi. Vitale che non trova movimento e infatti li manda anche a quel paese, come avete visto poco fa. Fazio in verticale per Gavazzi, vicino c'è Falletti, si accontenta di un fallo laterale il numero 7. E di nuovo momento di un cambio per il Vicenza. È pronto Sbrissa, Giovanni Sbrissa, classe 96, prodotto delle giovanili del Vicenza, la sua seconda stagione in Serie B. L'anno scorso 11 presenze, già un gol in questo campionato per lui contro il Brescia. Entra al posto di Moretti. Rimessa lunga di Fazio verso Duganzic, poi il primo pallone per il numero 20 Sbrissa, già allontanato dall'area di rigore del Vicenza. Valient lontana in fallo laterale, regalando di fatto il pallone alla formazione veneta. Adesso si sentono anche i cori dei tifosi ospiti. Cambio di gioco di Laverone. Sampirisi tiene la sfera in campo. Disturbato da Crecco, arretra, va da Camisa, si appoggia a Vigorito, di prima al rinvio. Crecco di testa, Falletti non può arrivare sul pallone, arriva il fischio da parte di Sacchi che concede un calcio di punizione alla Ternana.
salgono tutti, anche i difensori. Abbiamo visto Meccariello, Valiant, rimane praticamente solo Popescu. La proiezione difensiva, Vitale va alla battuta del calcio di punizione direttamente verso il giocatore della Vicenza. Ancora Vitale, surbato da Di Gennaro, torna dietro da Brignoli. Di nuovo un lancio lungo a cercare la sponda di testa di Duganzic. Testa Cinelli, poi Vita non riesce a controllare il pallone. Falletti scivola ancora una volta, ma difende il possesso del pallone. Falletti apre a sinistra, Vitale, di nuovo il numero 11, prova a accelerare. Crecco chiede l'1-2, Crecco punta all'area di rigore, Crecco con la conclusione verso la porta, tiro non potentissimo. Non è difficile scendere a terra e parare per Avigorito, che annulla questo tentativo della Ternana. Ultimi 5 minuti a disposizione per la squadra di Tesser. Colpisce male il pallone in questa occasione Eramo. Non c'è fallo sulla Verone, può rimpostare l'azione Valiant. Tocco troppo corto verso Crecco, c'è un fallo su Sbrissa che è rimasto a terra. Anche Di Gennaro ancora dolorante alla caviglia sinistra per il colpo subito in precedenza. Ultimo cambio anche per il Vicenza, è il momento di Andrea Petagna. Sostituisce il numero 19 Cocco con il numero 24 Petagna. Petagna, la sua seconda presenza con la maglia della Vicenza dopo la prima parte di stagione con quella della Latina. Una prima parte di stagione non esaltante per il giocatore arrivato in prestito dal Milan. 10 presenze con la maglia del club laziale e nessun gol. Veramente un dato non molto esaltante per una punta, per un attaccante. Brutto colpo intanto per Crecco, che si è subito ripreso. Di Gennaro, 42 di gioco, stenta a organizzare manovre ficcanti di gioco la Ternana. Allora ne approfitta ancora il Vicenza con Cinelli. Finte su Valiant, cerca Vita, ecco il pallone per l'ex giocatore del Monza. Interrotta la manovra della Vicenza, prova il contropiede di nuovo la Ternana. Falletti disturbato da Sbrissa, entrambi entrati dalla panchina. Pallone per Gavazzi, centralmente ha visto Crecco, servito Crecco, vuole puntare l'area, ecco che prova il tiro che sbatte su Camisa e va in fallo laterale. Perlomeno chiude in attacco la Ternana. Ancora Crecco, prova a liberarsi del suo marcatore, forse un fallo non giudicato tale da Sacchi, ma non controlla intanto Petagna il suo primo pallone. Eramo, Vitale, Meccariello, Valiant, la finta a rientrare sul sinistro, di nuovo Meccariello, deve accelerare le operazioni la Ternana. Pallone a sinistra verso Crecco, due giocatori della Vicenza, prova a superarli con una finta, vediamo se arriva il cross, anzi no, un passaggio all'indietro verso Meccariello. Ecco che arriva il cross sul secondo palo verso Gavazzi, a trovare invece Delia, poi allontana Vita. Valiant alimenta di nuovo l'azione della Ternana, disperata alla ricerca di un gol. Gavazzi sul cross non trova Ceravolo, forse un fallo subito da Fazio, è così secondo Sacchi, fallo di Petagna. Va con la spalla, ma a giudizio del direttore di gara in maniera fallosa. Occasione da calcio piazzato per la Ternana, che da quella posizione può andare con un mancino. Infatti sul pallone c'è Vitale. Nessun gol in questa stagione finora per Vitale, 4 in 19 presenze l'anno scorso con la maglia della Juve Stabia. Sistema la barriera Vigorito, probabile che vada direttamente in porta Vitale.
può essere l'ultima occasione per riaprire il match a favore della Ternana. Parte Vitale con la sinistro, non scende a sufficienza per impensierire Vigorito. Allora il pallone che si spegne sul fondo, resiste il 2-0 della Vicenza con la doppia firma di Cocco, un gol per tempo. Il primo al 19° del primo tempo, il secondo al 31° della ripresa. In totale fanno 8 in campionato. Ceravolo tiene in campo il pallone ma lo regala a Sbrissa, che a sua volta concede un fallo laterale a Vitale. Meccariello. Sono scaduti 90 regolamentari, soltanto recupero a disposizione della Ternana ed attesa per il Vicenza, che prova ad andare in contropiede. 3 i minuti di recupero concessi da Sacchi. Accelera Crecco, ecco il suo cross, trova Di Gennaro, di nuovo Crecco, prova a passare, chiuso da Sbrista. Vitale prova a suonare la carica della Ternana in questi ultimi minuti, secondi di gara. Falletti prova a far passare il pallone, un regalo per Di Gennaro, fallo laterale ancora per la squadra di casa. Vitale, vicino c'è Falletti, subito servito, chiuso da due giocatori. Petagna mette di nuovo il fallo laterale, è trascorso quasi uno dei 3 minuti di recupero concessi. Vitale, si è liberato Falletti, tocco sotto a cercare Ceravolo, non ha trovato, o di testa Eramo, va giù Di Gennaro, non c'è fallo, si prosegue per il vantaggio, può andare nello spazio Laverone, vuole accelerare sulla chiusura di Meccariello, fallo laterale in zona offensiva. È decisamente rassicurante questo per il Vicenza, praticamente un minuto e mezzo su 3 trascorsi e il pallone è nella metà campo della Ternana. Controlla infatti il Vicenza, che vuole portare a casa questi 3 punti e ormai è vicinissimo. Un altro fallo laterale conquistato da Cinelli. Si è ormai arresa la Ternana e allora è pronta la festa per questo secondo successo consecutivo nella Vicenza. In arrivo il secondo successo dopo quello ottenuto in casa sul Trapani per 3-0, qua in arrivo il 2-0. La squadra di tutto rispetto come la Ternana. Crecco reagisce un po' male alla trattenuta di Sbrissa. Hanno qualcosa da dirsi i due. Siamo già nel terzo ed ultimo minuto di recupero. Chiude in avanti la Ternana, almeno con l'orgoglio. Falletti, tocco sotto verso l'area di rigore. Manfredini con calma, allontana di testa. Poi sempre di testa Petagna. Laverone non arriva sul pallone, ci arriva Falletti. Le sue finte. Falletti fermato da Di Gennaro, che poi se ne va danzando sul pallone. Di Gennaro, Delia. 20 secondi alla termine dei 3 di recupero, attacca il Vicenza forte del proprio 2-0. Vita, Cinelli, 10 secondi al termine, fa girare il pallone il Vicenza, ormai sicuro dei 3 punti che lo porteranno a quota 34, a solo una lunghezza dal Frosinone. È puntualissimo, arriva il triplice fischio da parte di Juan Luca Sacchi, vince il Vicenza per 2-0 sul campo della Ternana, la doppietta di Andrea Cocco, un gol per tempo, è il Vicenza che espugna il Liberati. Ci fermiamo un attimo, super spot. Dopo l'ultima volta il Vicenza torna a vincere fuori casa e ottiene il proprio terzo risultato utile consecutivo dopo il pareggio con Latina e il successo sul Trapani per 3-0. Crolla l'imbattibilità della Ternana nel 2015, squadra di Tessera che non perdeva in casa dal 13 dicembre scorso con il Lanciano. Per questo pomeriggio di Serie B è davvero tutto, l'appuntamento è tra una settimana quando la Ternana su questo campo accoglierà il Brescia e il Vicenza sfiderà l'altra formazione umbra del Perugia. Grazie per essere rimasti in nostra compagnia e un saluto da parte di Matteo Marceddu.